Questa è una fabbrica, un impianto che brucia biomassa, che brucia olio di palma e comunque occupa delle vecchie cisterne dell'ex Montefibre. E sono stati prelevati dei campionamenti, sono state fatte delle analisi, le prime nel febbraio 2011. L'impianto è stato attivato già dal 2006, quindi sono molti anni. Poi ha richiesto l'AIA e noi siamo andati alle conferenze dei servizi insieme appunto alle istituzioni comunali per dare il nostro dissenso sull'attivazione di questo impianto. Dalle analisi condotte il campione risulta costituito da olio di palma grezzo, però sono stati rinvenuti PCB che, non essendo assolutamente componenti di un olio, sia pure grezzo, denotano l'aggiunta di oli di sintesi esausti o potrebbe trattarsi di olio di palma ottenuto da suoli contaminati o venuto a contatto con recipienti contaminati. Per quanto riguarda la presenza dei PCB, loro sostengono che, essendo inferiore a 10, non è da considerarsi nei limiti, però noi diciamo che nell'olio di palma PCB non ci deve assolutamente essere, perché non è previsto che nell'olio di palma ci possa essere PCB, che è una sostanza fortemente inquinante. Secondo l'agenzia IARC e l'EPA, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca, del Cancro, sono considerati altamente pericolosi, ovvero sia dei cancerogeni, perché la sola combustione di PCB produce la TCDD, ovvero sia la tetrocloro-dibenzodiossina, cancerogeno considerato di classe 1 secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E poi oltretutto l'azienda è stata rilasciata questa LAIA, l'autorizzazione di impatto ambientale, dalla regione sul Burk del 2007, però senza la VIA, senza valutazione di impatto ambientale. E infatti c'è un ricorso anche al Consiglio di Stato. Tra l'altro l'impianto non aveva fatto la FIR, non aveva fatto la caratterizzazione del suolo, che era preventiva al rilascio dell'AIA. Questi oli abbiamo anche fotografato, insomma c'è soprattutto una zona che da queste parti, zona Madonnelle, abbiamo fotografato e si va a depositare sulle coltivazioni. Noi pensiamo che siano probabilmente inseriti questi oli esausti o altre sostanze per aumentare la combustione dell'olio e produrre maggiore energia, perché loro su questo poi guadagnano. Tra l'altro hanno anche i certificati verdi, dovrebbe essere una sorta di energia sostenibile, e non penso che sia molto sostenibile un olio di palma che brucia insieme ai PCB. Allora qua ci troviamo proprio alle spalle della Friel, dove c'è il ciminiere praticamente, una zona già disastrata. Ricordiamo che queste sono le terre dove attualmente sono indicate nel processo Ultimo Atto Carosello, dove gli stessi Pellini hanno sotterrato centinaia e tonnellate di rifiuti tossici in queste terre. Siccome mio padre e mio zio avevano un'azienda a pascolo vagante, questi negli anni addietro sono stati oggetti all'interno della stessa Montefibre di sostanze tossiche scaricate direttamente nei terreni di proprietà della Montefibre. Tant'è vero che c'è un'inchiesta dove noi, insieme al Montesarchi, insieme ad altre associazioni, abbiamo denunciato l'accultamento di sostanze tossiche in quei terreni. Dopo quella recintazione, dove c'erano i miei animali, c'è il divieto di pascolo. Su tutto il territorio acerrano c'è il divieto di pascolo, ma in questo terreno, a pochi centimetri dalle cintazioni, si continua a coltivare. La Montefibre proviene praticamente originariamente dalla rodiatoce di Casoria, dove produceva il filato sintetico ottenuto per un processo chimico attraverso la combinazione di varie sostanze di derivati del petrolio. L'impianto principale, strettamente chimico, denominato DMT, che è acronimo di dimetiltelefthalato, arriva in Italia e purtroppo ad Acerra nel 1982, già obsoleto. Negli ultimi anni, prima della chiusura, l'impianto già vecchio aveva aggravato la sua posizione, per così dire, tecnologica, e purtroppo gli incidenti di natura ambientale erano frequenti.
Per esempio, che un impianto ormai obsoleto, di tanto in tanto cedeva qualche tubo, qualche valvola, e ovviamente ne fuoriusciva il prodotto che era all'interno. Tutte sostanze inquinanti, altamente inquinanti. 88 operai che sono morti a causa di una forma di tumore gravissima, dove proprio i familiari hanno citato in giudizio i responsabili della Montefibre, ma in realtà poi a sentenza sono stati prosciolti. Si è cominciato praticamente a puntare il dito contro l'amianto e i suoi derivati, praticamente le fibre di amianto, in quantità considerevoli presenti in azienda, che non c'erano le prove sufficienti per stabilire il nesso di causalità tra i decessi per cancro e praticamente l'attività dell'azienda e le sostanze utilizzate nell'azienda. Ritengo sia una cosa vergognosa. Ritengo che sia giunta l'ora di invertire la marcia.